Ciao a tutti, sono qui con il nuovo album delle Mamamoo. Questo è il retro, qui abbiamo le tracce. In realtà mi è piaciuta molto di più Dinga che Aya, come title track, diciamo. Però mi piacciono tutte. Qui abbiamo il bordo. C'erano due versioni per questo album. Adesso non mi ricordo il nome di questa, ma ve lo scrivo nell'info. Adesso apriamo. Ho scelto questa di versione. Perché in questa c'è la postcard, cioè scusatemi, la Polaroid tipo. Guardate che belle. Allora, aspettate che adesso tolgo, ma non voglio vedere il photobook perché è random, quindi lo metto qui. Almeno il photobook sotto è random, poi ci dovrebbe essere la photocard. Tolgo, ok. Ok, allora vi faccio vedere prima il CD. Mamma mia, questi CD non riesco mai a toglierli. Ok, eccoci qua. Mi piace un sacco fatto con questi colori. Veramente, veramente bello. Ok, adesso vi faccio vedere il photobook, quello di gruppo. Oh, ah, è doppio, diciamo. Eccoci qua. Le Mamamoo sono il mio secondo gruppo preferito, femminile. Le adoro. Hanno un concept unico. Anche solo per il fatto che non sono, diciamo, le classiche bellezze coreane. Cioè, nel senso, ovviamente sono bellissime. Però non sono il classico gruppo femminile. Che diciamo, c'è cioè, alcuni gruppi femminili, cioè, va bene la bellezza, ma nel cantare, mamma mia. Invece loro sono davvero bravissime. Tra l'altro ho detto registro alla mattina perché alla mattina dalla parte, diciamo, da questo lato di casa mia c'è più sole, ma oggi il sole non c'è, è tutto buio, tutto coperto, quindi niente. Mi è toccato accendere la luce, è che la luce mi fa un sacco di riflesso. Questo è il contrario, sì. È che la luce mi fa un sacco di riflesso. Ah, questo è il decimo mini album. Mi ero dimenticata di dirvelo, anche Travel. Mi ero dimenticata di dirvi che si chiamava. Vabbè. Che bella questa foto. Tra l'altro da questo lato le pagine sono lucide e lisce, mentre invece dall'altro sono opache. Cambia proprio il formato. Ok. Poi abbiamo il photobook random. Oh, ho trovato Wasa! Non ci credo, ho trovato la mia bias. E questo era random per membro. Bella! Il corpo di Wasa penso che sia stupendo. Cioè, non è la classica magra, ma è proprio formosa. È giusto. Un corpo giusto, con le curve. Oh. Ovviamente anche lei è magra, diciamocelo chiaramente. Oh, mi piace un sacco. Guardate questa foto. Ok, bellissima. E poi abbiamo la Posca, esatto,
Ecco, ho preso questa versione per questa, perché nell'altra invece non mi ricordo cosa c'era, ma non c'era questa. Cioè, guardate che bella. Scusatemi, non la Postcard, la tipo Polaroid, diciamo. È bellissima. Stile Polaroid. E la photocard. Ok. 3, 2, 1. Oh, ho trovato ancora Wasa. No, vabbè, no, vabbè. Ma guardate le unghie. Bellissime. Sono stracontenta. Ma magari non è che se trovate questo trovate la photocard uguale. Non lo so se era random o in base al photobook. Vabbè, comunque ho trovato Wasa. Bene, per questo unboxing è tutto e noi ci rivediamo nel prossimo. Ciao!